Ciao amici e ben ritornati! Non sapevo che questi video sarebbero stati addirittura 3 episodi, ma è lo stesso giorno dei 2 video precedenti riguardanti l'interno. Ho iniziato alle 9 e sono le 16:50. Quindi è arrivato il momento di dedicarsi a lui, a questo vano motore che, mamma mia, in tutta la sua vita, secondo me non è mai stato pulito. Come vi dicevo ragazzi, guardiamo questo vano motore. È pieno completamente di sabbia. Ovviamente poi andremo a vedere, una volta rimossa tutta questa materia sabbiosa, che è materia inorganica, se ci sarà dello sporco invece grasso e sporco organico da andare ad attaccare. In primis cosa faremo? Vedete ragazzi, qui andiamo ad aspirare o semplicemente col compressore a soffiare via tutte queste foglie. Quindi a titolo di approccio ragazzi, un vano motore così pieno di sabbia, come andreste voi a pulirlo? Io ne vedo tante ormai, anche se sono detailer di YouTube, ma qualcosina ne so, e ho visto tutti i video dove in questa situazione si parte innanzitutto con un pulitore motori o un APC, un alcalino. Ma ragazzi, se abbiamo un motore che è pieno, impestato di sabbia, che è materia inorganica, per quale motivo noi dovremmo andare ad attaccare questo sporco con un pulitore che va ad attaccare la materia organica? Scusate, è come se andassimo a lavare i piatti con l'alcol. Ok, avremmo della pulizia, certo, ma la pulizia sarebbe coadiuvata dall'acqua calda, di certo non dal prodotto. Quindi ragazzi, in primis, APC su un motore pieno di sabbia, un pulitore, non va bene, ma andarsi con un Super Mafrasol in questo momento, o anche con un ductile, una HP12, con un motore in questa situazione, farei una cosa abbastanza che non serve a niente, detto sinceramente, anzi andrei proprio controcorrente. In questo momento ragazzi, questo sporco è tutta materia inorganica, quello che vediamo a vista, quindi andremo ad attaccarlo con un acido. E quale acido? Sì, adesso alcuni si spaventeranno, ma vado proprio col Cromobril diluito 1:7, stando attenti a non colare troppo. Andiamo a sciogliere tutti questi residui. Sabbiosi. Nel caso, ovviamente, è possibile utilizzare anche un energo, anche se abbiamo molta più sicurezza rispetto a quello che sto facendo io sui materiali, ma abbiamo un costo che è molto più alto del prodotto, ovviamente, perché è un acido nobile, non è un acido cattivo come questo. Andiamo a spennellare. Ragazzi, sto morendo. Cromobril ha un odore. Ah! Solo zio Frank, cazzo, lo sopporta. Io muoio. Qui dove abbiamo dei residui oleosi, lì sì che andremo poi ad attaccarli con un prodotto alcalino. Ma tutta questa terra è calcare. Noi ce li togliamo con l'acido, ragazzi, non con l'alcalino sulla terra. Oh signor de Poiret, senza casa e senza tech. E adesso ragazzi, un bel vapore, non usiamo acqua, usiamo vapore secco in questo caso, perché nel motore l'utilizzo dell'acqua, insomma, ci siamo capiti, cioè sono motori nuovi, di auto di nuova generazione,
potrei andare bello tranzollo anche con l'idropulitrice quasi e non farei nessun tipo di danno. Motori del genere di auto vecchie? No, anche no, ma proprio no. Addirittura se fosse l'XJR in questo caso, ma lì con l'acqua proprio non ci entrerei neanche. Se tu vai nel motore dell'XJR a buttarci l'acqua, fai un danno assicurato. La centralina dell'ABS te la giochi in 4 secondi, per non parlare di tutto il resto. Vapore secco, ragazzi, la Geyser si può regolare da vapore secco a vapore umido. Andiamo a risciacquare Chromobril. Ok, come primo risciacquo va bene così e vi faccio vedere già il risultato. Guardate, i residui di sabbia non ci sono più. Adesso vado a passare un panno e ci prepariamo l'area di lavoro per l'alcalino. Andiamo a rifinire, perché adesso sì, ragazzi, che avremo dello sporco da attaccare con l'alcalino. Ma prima con l'acido abbiamo tolto correttamente il nostro sporco sabbioso inorganico, che con l'alcalino non avremo neanche minimamente sfiorato. Anzi, l'unica azione che ci avrebbe fatto l'alcalino sarebbe stata quella dell'acqua di risciacquo, perché l'alcalino sulla sabbia avrebbe fatto poco se non niente. Ok, qui adesso, ragazzi, preparo per questi residui grassi che vediamo qui dove c'è l'olio, anche qui intorno, anche qui c'è del residuo grasso e anche qui dove abbiamo tolto la sabbia dietro il filtro dell'aria c'è un residuo grasso. Quindi adesso andrò a prendere Super Mafrasol. Guardate che bella la plastica, come me l'ha fatta l'acido, ragazzi, Chromobril. Cazzo, questo me l'ha insegnato lo zio Frank. Se ci fosse uno che guarda, che usi Chromobril sulle plastiche, ti dà dell'eretico. Ma guardate queste plastiche, questa soprattutto, cazzo, sembra addressata. Spettacolo grande, zio Frank, sempre a pippo duro. Non finirò mai di ringraziarti per tutto quello che mi hai insegnato nella mia vita. Allora, ragazzi, prendiamo Super Mafrasol 1 a 15 e poi andrò a prendere ancora la mia amata Tornador. In questo caso, ragazzi, la macchina essendo mia, non andrò molto a concentrarmi sull'area superiore del vano motore, ma la passerò l'area superiore semplicemente con un prodotto tipo il Mafrasol HP12. E la rifinirò così. Il tappeto fonoassorbente, quello andrebbe col macchinario iniezione estrazione lavorato come se fosse un sedile, ma non ho voglia, è molto sporco, non ho voglia poi di lavarmi tutto il macchinario per fare una macchina mia e non ho voglia a tal punto di prendere l'idropulitrice e di buttare acqua in questo motore che Dio sa se ha un cavo scoperto dopo 15 anni e tutto sto tempo. No, non lo voglio fare, voglio lavorare sicuro. Vado a prendere Super Mafrasol 1 a 15 e andiamo avanti. Eccoci. Partiamo. Poi con la rimozione ora dello sporco grasso, dello sporco organico, della schifetta. Lasciamo Super Mafrasol. Bello, lì c'è la vaschetta sotto, ragazzi, com'è impestata. La vaschetta del liquido dei freni, tutta sporca di olio. Adesso sì che ha senso l'alcalino, guarda anche qui com'è bello infestatino di olio. Andiamo così a rifinire. Sulla plastica lì non abbiamo residui grassi, non ci serve a niente andare con un alcalino. Proseguiamo qui. Ci aiutiamo nelle aree più sensibili con un pennellino anche in questa fase.
e andiamo a rimuovere tutto quello sporcaccio brutto e cattivo. Andiamo a lavorarlo bene. E andiamo a risciacquare, ragazzi, questo giro in modo diverso. Guardate, prendo la mia Tortador, ho ancora all'interno il mio ductile 1 a 10, e subito questa è una bomba, ragazzi, questo davvero è una bomba. Perché l'azione della Tortador che fa col prodotto da battitappeto ti potenzia alla grande l'azione dell'altalina. Ed essendo una nebulizzazione finissima, ma proprio finissima, non andiamo a bagnare niente, anche perché subito dopo andiamo in risciacquo. Vedete questa nebbietta, ragazzi? È la nebulizzazione finissima della Tortador. Infatti adesso andiamo a fare il risciacquo finale col vapore, ancora vapore secco, e vedrete il risultato. Vi porto a spasso con me, ragazzi, guardate qui, Col motore ancora fumante, ragazzi, come se fosse un bel piatto di spaghetti. Andiamo a rifinire e vediamo cosa abbiamo fatto. E tutto questo, ragazzi, l'ho fatto con pochissimi tagli, l'ho fatto, ma credo in un quarto d'ora, 20 minuti, non è che ci ho messo un anno e mezzo, 7 ore, 8 ore, 10 ore. No, ho fatto una, come le chiamano, zio Frank, la bomba chimica. Questo è tutto rotto, ragazzi, sta macchina qua cade un po' a pezzi. Fa niente, tanto deve andare ancora in officina, questo lo facciamo mettere a posto. E quando fai la bomba chimica giusta e hai le attrezzature giuste, il risultato lo porti a casa, e lo porti a casa subito, e lo porti a casa bello e anche sicuro. Se no, vabbè,
se no andiamo a pulire bene anche lì sotto. Ragazzi, io sto rimettendo insieme una cariatide mia, non è che ho bisogno di fare un lavoro da detailing ai massimi livelli, però scusa, poco in 20 minuti diciamo che non mi vergognerei a venderlo un lavoro del genere. Farei ovviamente bene anche la parte sopra, che adesso andiamo almeno un po' a risciacquare. Tada! Fatta anche la parte sopra, ragazzi. Come l'ho fatta? Semplicemente con Super Mafrasol, un panno, un po' di Tornador e alla grande. In 5 minuti è fatta anche la parte sopra. Guardate che bella, l'unica cosa che non ho fatto è il tappeto, perché come vi ho detto non ho assolutamente intenzione di usare acqua in questo motore e non ho assolutamente intenzione di sporcarmi tutto il macchinario di iniezione e estrazione per un lavoro che non mi paga nessuno, perché la macchina è mia, anzi è della mia donna. Mica male, eh? Non è mica male, ragazzi, in così poco tempo. Adesso ci manca ancora il dressing, perché adesso a queste plastiche andiamo a donare quel bell'effetto satinato, quella figata, sai? Quello che proprio ti fa dire quando apri il motore, la Madonna che bello! Andiamo a farlo adesso e andiamo a farlo insieme. Prendo il mio Hydra, ragazzi, un pad in microfibra da combattimento e andiamo a spruzzare Hydra sul pad, abbondante, bagniamo bene il pad e su tutte le superfici plastiche e gommose andiamo a spalmarlo come se fosse un bel latte idratante, come quello per le gambe, per il petto e anche per il pippetto. Una bella passatina di dressing. Questo, ragazzi, col tempo di applicazione giusto penetra nella plastica dando proprio questo effetto bello satinato, proprio bello. Guarda, questo io non l'ho messo perché io non sono un amante dei dressing all'interno delle auto, ma questo è bellissimo anche sulle battute delle porte, ragazzi, all'interno dell'abitacolo, sulle battute delle porte Hydra puro è bellissimo. Se no, se proprio me lo chiedono, io lo uso di guido 1 a 2 1 a 3 in tutto l'interno. Non sono un grande fan dei dressing, mi piacciono gli interni molto molto naturali, però c'è a chi piacciono e questo sulle battute delle porte è comunque fantastico. Andiamo a passarlo, poi gli diamo una bella soffiata col compressore, perché in alcune aree avremo degli eccessi di prodotto che sono infilati dentro negli spazi angusti e non riusciamo a toglierlo. Lo mettiamo anche sulla gomma, guardate la guarnizione, eh? Guarda che bella, la Madonna, guarda che bella, come torna bella. Le guarnizioni, ovviamente, ragazzi, se non volete fare un lavoro fatto un po' male, prima pulitele bene e sgrassatele prima di mettere il dressing. Io in questo momento non l'ho fatto, ma non mi fustigate in sala mensa, perciò. Ok, guardate che bello, non lo riconosco neanche più questo vano motore, era così brutto. Guardate adesso che bello, da un brutto anatroccolo a un figaccione. Tra l'altro in poco tempo, questa non è plastica. Adesso gli diamo una soffiata. Lasciamolo agire un attimino. Nel frattempo, ragazzi, mi prendo un altro panno. Guardate oggi quanti panni, 50 panni ho già usato oggi. E andiamo adesso a rimuovere Hydra con il panno. Non lasciamo degli eccessi di prodotto. Tiriamolo via bene. Che bello, ragazzi, mamma mia, guardate che spettacolo, bellissimo, bellissimo.
Guarda la finitura naturale di queste plastiche, che bello! Qua è un po' tutto sgarrupato, ragazzi, però che ce vuoi fa? La macchina ha i suoi anni e i suoi chilometri, e vi dico, va anche da Dio per questi anni e chilometri che c'ha. Va veramente bene sta macchina, un gran bel mezzo, divertente. Trovate anche la prova sul canale. Allora, e voilà! Guarda qua, ragazzi. Che dite? Me la date una 50 euro? Dai, vi aspetto in Slovacchia. Portate tanti soldi, dai. Venite dal detailer di YouTube. Poi almeno con me, se uscite, vi divertite. Magari se andate dal detailer non di YouTube, vi rompete un po' i coglioni. Ragazzi, che spettacolo! Guarda qua che libidine, guarda che libidine. Che bello! Ragazzi, sono felice. Comunque, in questi casi, ragazzi, come avete visto, fatto in una mezz'oretta. Adesso finalmente posso andare a casa perché sono stanco. Sono qua da stamattina per quell'interno. Un lavoro, ragazzi, fatto bene, se hai gli strumenti giusti e le conoscenze tecniche, non richiede chissà quanto tempo un lavoro di questo tipo. Di questo tipo no. Cioè, il problema è avere le conoscenze tecniche oltre che gli strumenti, perché comunque anche senza lo strumento che ho io, guarda che un vaporetto da 200 euro in questo caso ti avrebbe dato una mano lo stesso. Il problema è che se non avessi avuto un approccio acido, ma fossi andato con l'alcalino sulla sabbia, ragazzi, capisci che il risultato innanzitutto l'avrei ottenuto dopo molta più fatica, perché io avrei attaccato la sabbia con un prodotto che la sabbia non gli fa niente, assolutamente nulla, zero totale. Sulle plastiche avrei avuto una finitura più brutta, perché a partire con un lacido ti aiuta ad avere la finitura più bella sulla plastica, perché guardate, cioè il Chrome Brill, la bestia nera ritenuto da molti quello pericoloso, che fa danni pesanti, che è vero, ragazzi, occhio con Chrome Brill, ma saputo usare. Io questa parte non l'ho dressata, c'è finito Chrome Brill 1 a 7, senza azione meccanica, solo col vapore è passato un panno, vedete voi. Quindi, ragazzi, io spero di avervi fatto vedere un'altra cosa per farvi riflettere. Io non vi devo insegnare niente, ragazzi, vi devo solo far riflettere. Vi ripeto, con questo danno, fossi andato con la canna dell'acqua, sarebbe entrata acqua in aspirazione nel motore? Almeno penso di sì, credo che sia un componente dell'aspirazione sto coso, non so che cazzo sia, credo di sì. Avrei fatto un danno. Quindi, se non avete niente, se non avete gli strumenti, non avete le conoscenze, o investite perlomeno negli strumenti base, o se no determinati tipi di lavori non fateli proprio, cioè lasciateli fare a chi li sa fare, perché su una macchina dell'altro ieri i danni magari non li fai, ma se viene qui una macchina di 30 anni fa, io vado dentro con l'acqua nel motore, guarda, mi viene in mente la mia XJR, ti dico, faccio 5.000 euro di danni. E se non li faccio mi è andata di culo, ma per quale motivo rischiare? Quindi, ragazzi, un abbraccio. Io sono stanco, morto, sudatissimo e puzzo anche, ma che, meno male che voi nel video che io puzzi non lo potete sentire. Io vi voglio sempre bene, ragazzi. Sono veramente contento oggi di avere fatto rinascere un po' questa cariatide, come vuoi chiamarla, e finalmente posso andarmene anch'io a casa a bere una bella birretta senza glutine. Vi saluto, iscrivetevi al canale, mettete like, fate quello che volete e ci vediamo al prossimo appuntamento. Io come al solito vi mando il mio consueto bacione. Ciao ragazzi, vi voglio bene.